stato lui. Che cazzo è quello? Aspetta. Ulisse in persona. Dobbiamo trovarlo. È l'inizio di una guerra, questo l'avete capito, sì? È stato De Silva. Con Mazzeo e De Silva insieme, Rachele e Torisi non hanno scampo. Ci serve aiuto! Da soli non andiamo da nessuna parte! Con quel vecchio pazzo di Ulisse non sapete che state facendo. Lo sappiamo benissimo quello che stiamo facendo. Rachele e Torisi avevano ragione. Ulisse e De Silva hanno superato ogni limite. Adesso pare che Giobbartolo metterà tutte le famiglie intorno al tavolo. Rosy ti ha lasciato una cosa dal notaio. E tu come lo sai? No, devi smettere di fare finta di niente, capisci? Mamma, tu mi devi lasciare stare. Mezza lira, questo nome. Io l'avevo già letto quando indagavamo sul vecchio ramo corda. Mezza lira avrebbe degli interessi a Catania? Li aveva, 40 anni fa. Indovina un po'? Lui e il vecchio corda erano alleati. Ed erano alleati anche con Ulisse e Mazzeo. Dobbiamo capire in fretta dove si riuniranno e sperare che non sia troppo tardi. Mazzeo ha in mente una strage. Sono 40 anni che aspetto questo momento. Maria? Ulisse, cazzo succede? Dobbiamo agire in fretta. Tutti i più importanti boss sono qui a Catania. Cosa sappiamo del summit? Al momento poco. Solo che l'ha convocato Giobbartolo.
Immagino per prendere provvedimenti contro i Mazzeo. E che Ulisse lo vuole per arrivare a Mezzalira e potersi vendicare anche di lui. E già che c'è, fare una strage pure di tutti gli altri partecipanti, no? Una mattanza come non si è mai vista, giusto? Beh sì, è così. Le avevo dato una settimana. Le rimangono 2 giorni, dottoressa. Che probabilmente sono fin troppi perché potrebbe trattarsi di una questione di ore. Guardi, io le garantisco che qui stiamo facendo il possibile per poter... Per ridursi a questo? A sperare in un miracolo per fermare Mazzeo dopo mesi di indagini? Indagini inutili! La colpa è mia. La colpa è mia che mi sono lasciato convincere ad affidarle questo incarico. Scusate, credo di aver trovato qualcosa su uno sgherro del subartolo. Scusi, signor questore, ma se è finito io tornerei a lavorare. Sì. Sì, ho finito, Cantalupo. 2 giorni. 2 giorni poi lei è fuori. Allora? Andrea Di Fusco è il fratello di uno degli sgherri morti nell'attacco alla villa d'Uzzubartolo. E dici che erano ancora stretti? 2 volte sono stati arrestati insieme. Sono usciti insieme 6 mesi fa. È abbastanza, no? Ma sappiamo dove trovarlo? No, ma la camera ardente del fratello è oggi. Va bene, Giano e Nigro, andate. C'è sta pure la femmina. Non l'avete capito che qua i pantaloni li porta lei? Donna Maria. Mustafa Moreno. Sta minchia l'amore. Questa 100 anni campa. Stai zitto che ti fa mangiare dai pesci. Benvenuto Don Giuseppe. E porto tanti saluti dalle famiglie di tutta la Sicilia. Ulisse? Dove cazzo sta? Che minchia siete voi? Dobbiamo parlare. Pure qua venite a scassare la minchia? Che volete? Ascolta, è così che vuoi salutare tuo fratello? Piantando un casino e facendovi arrestare. Dai, due parole. Grazie. Io non ho un cazzo da dire a voi. Sei sicuro? Tuo fratello è morto. E se tu continui a servire Zubartolo fai la stessa fine. Questa è per iniziare una guerra. Di quelle brutte. Tra una settimana tua madre piange anche te. Io gliel'avevo detto a mio fratello quando siamo usciti dal carcere. Lasciamolo perdere a Zubartolo. Ecco, per lui è troppo tardi. Per te no. Zubartolo sta organizzando un summit con tutte le famiglie mafiose più importanti di Catania. Dove? Io non lo so dove. A me certe cose non le dicono. Però una cosa l'ho sentita dire. Sì, sono io. Di Fusco ha parlato? Sì, ma è una mezza tacca. Quindi non sa niente. No, qualcosa abbiamo. Dice che ha sentito che una delle mogli dei boss che sono venuti a Catania per il summit ha avuto bisogno di cure mediche. E ovviamente lui sa qual è il medico di fiducia di Zubartolo, vero? Paolo Costa lavora alla clinica Salus, ma non abbiamo un indirizzo. Ci penso io. Orso, trovami l'indirizzo del dottor Paolo Costa e avvisami subito. Sì. Tu vieni con me, iniziamo ad andare. E comunque a me la cosa che Rosalia non fa parte della squadra non mi piace per niente. Nemmeno a me, ma ha delle cose da risolvere e tu dovresti saperlo meglio di tutti. Che minchia volete da me? Mi avevi detto che non le conoscevi personalmente gli abate. Che cosa ci facevi con loro? Parla! Tu e Rosy Abate avete lo stesso sangue.
Sei figlia di Nardo Abate, il fratello maggiore. Rosy ti ha lasciato una cosa dal notaio. Si chiama Lupo, sta in centro. E tu come lo sai? Non chiedere niente, vacci e basta. Secondo me fa due gocce. Sì. È tutto aperto qui. Sembra che non ci sia nessuno. Mm. Cazzo corri! Ma poi c'è pure una certa età. E comunque uno stimato dottore che scappa così, c'è qualcosa che non torna. Ma io che ne sapevo chi era Abate. Anzi, che ne so. Vicequestore Cantalupo, squadra antimafia Duomo. Ah, quindi noi non abbiamo la faccia da sbirri. Però ci hai scambiato per dei mafiosi. Che magari gli volevano fare la pelle per qualche parente malcurato. Sì, ma a me questa cosa che ci hai scambiato per due mafiosi mi ferisce molto. Sì, che c'è lì? Dai, avanti, apri. Dai, sbrigati. Questa chi è? È la donna che ha curato per ordine di zio Bartolo. Ho una lunga sfilza di motivi per cui le conviene collaborare. Vuole che le faccia un elenco? Pensaci bene, dai. E poi una mattina andiamo a correre insieme. È una signora che soffre di diabete, una forma molto grave. Era svenuta. Mi hanno detto di andare. Io sono un medico, non mi posso rifiutare. Certo, il giuramento di Ippocrate funziona bene, soprattutto quando un mafioso chiede un favore. Mi hanno accolto in due, erano marito e moglie. Lui era più preoccupato di lei. Mai visti due persone anziane così unite. In che albergo è andato? Torre Sant'Angelo, una suite. Ah, un motel da quattro soldi. Perché il nome della donna non era in nessun documento? Non me l'hanno voluto dire, non volevano neanche che lo scrivessi. Vi giuro, è tutto quello che so. Portatelo subito in questura. Una guerra che nasce dal mio tradimento. Ma quale tradimento? Tu non tradisti nessuno. Facesti solo quello che andava fatto. Lo so. Non ho dimenticato. È tutto qua dentro. Tu sei mia moglie e sei il pilastro di questa famiglia. E ahimè, è tutti miei per difenderti. Non solo per difendermi. Voglio la pelle di Ulisse. Ho rinunciato a mio figlio per lui. Al mio unico figlio.
Buongiorno. Buongiorno. Stiamo cercando questa donna. I signori Banti? Hanno lasciato la suite circa un'ora fa. Le hanno detto dove andavano? No, mi dispiace. Ma hanno tenuto la stanza. Credo abbiano intenzione di tornare in serata. Il numero della stanza? 104. È chiaro, grazie. Prego. Anna, guarda un po'. Cristo, è mezza lira? È la malata e la sua donna. Devono volersi proprio bene per portarsi le foto nelle stanze dell'albergo. Mezza lira e la sua donna sono andati al summit. E oggi me lo sento. Chiama la scientifica, facciamo repertare tutto e prendiamo tutte le registrazioni delle telecamere di sicurezza dentro e fuori dall'hotel. Dobbiamo trovare il luogo del summit. Ma non doveva venire col suo uomo? Il finanziere? È morto, sono sola. Lui chi è? Lui è un regalo per la commissione. Saranno tutti contenti di scannarlo. Sfigato. Sei pronta a morire? Ammazzati. Scusate, signorina, che ci fa qua? Avete problemi con le donne, Don Salvatore? Perché mi hanno detto che siete un vero uomo. E i veri uomini amano le donne, o mi sbaglio? Ma qua non c'entrano niente gli uomini e le donne. Qua ci sono riunite le più prestigiose famiglie della Sicilia e della Calabria. E tu non c'entri un cazzo. Io il posto a questo tavolo me lo sono guadagnato col sangue mio e della mia famiglia. Hai ragione. Ma è anche grazie a Rachele che ci siamo accorti del pericolo di Ulisse. Rachele ci ha anche ricordato che certe donne hanno più cubbione di certe uomini. Ulisse, che cazzo aspetti? Manda segnale. Vuoi farmi ammazzare, porca troia? La riunione non è ancora cominciata. Aspettiamo che arrivi su Bartolo. Puttana. Ma quale puttana? Ma che cazzo dici? Quale puttana, che cazzo c'hai? Puttana! Ulisse! Ulisse, ma che cosa dobbiamo fare? Te l'ho detto! Aspettiamo che arrivi zio Bartolo! Ma non mi ascolti quando parlo! Torniamo alla Duomo, dai. Abbiamo un sacco di materiale da visionare. Beh, ti piacciono le tardone adesso? Questa donna è invecchiata e forse ti sembrerà una pazzia, ma a me ricorda Patrizia. Il taglio degli occhi, il naso. Hai ragione, le assomiglia. Patrizia mi ha raccontato che quando stava con Ulisse, lui voleva come trasformarla in una donna che aveva amato da giovane. Una di cui era ossessionato. E se quella donna fosse lei? Parliamone dopo, dai, tanto andiamo.
Va bene. Visto che zio Bartolo non è ancora arrivato, abbiamo una bella sorpresa. Vi farà molto piacere. Rachele si merita come di stare in questa commissione. E che regalo più bello ci poteva fare? Vai! De Silva, grandissimo spione dello Stato e grandissimo infame pezzo di merda. A te beh. Sono sicura che ognuno di voi ha avuto almeno un morto ammazzato o qualche camurria a causa sua. E ultimamente si era anche legato a Ulisse Mazzeo per venire a romperci i coglioni. Avete visto quanto è bello, sto pezzo di merda? Ora ci vuole un quel pipizzolo in testa, questo è boom! Sei un quinnotazzo. Ti ricordi di Ciro Bottetta? Vagamente. E invece dovresti, perché era mio fratello. L'hai ammazzato come un maiale. Come ti chiami? Filippo. Tempo scaduto. Il viso di questa donna mi diceva qualcosa. E così sono andato a controllare. Guardate qui. Sembra la stessa persona, chi è? Vi presento Maria Scibona, moglie di Ulisse Mazzeo. Teoricamente, anzi, ufficialmente morta nella strage di 40 anni fa. Quindi non solo non è morta. La moglie di Ulisse adesso sta con mezza lira, con il mandante della strage della sua famiglia. È assurdo. E secondo voi Ulisse lo sapeva? Difficile dirlo, però Ulisse ha meritato la sua vendetta per 40 anni. E sicuramente l'ho fatta anche per lei. Era già un cane rabbioso, figurati adesso che li vedrà insieme. Abbiamo trovato qualcosa sulle telecamere.
Guardate. Hanno lasciato l'albergo alle 9.47. Cosa ci dice la targa? L'auto appartiene a una società di servizi fittizia intestata a Testa di Legno. Però siamo fortunati. Cioè? Nell'ultimo mese risultano 3 contravvenzioni per sosta vietata. Tutte nello stesso posto, Piazza Marconi. Piazza Marconi, perché mi dice qualcosa Piazza Marconi? Perché nei paraggi c'è una carrozzeria molto chiacchierata. Giusto, la Carstar. I proprietari erano molto vicini alla Cosca dei Corda. Sì, poi la gestione è cambiata, ma la musica è sempre la stessa. Truccano auto, corse clandestine. Uh-huh. Sì, e fanno blindature personalizzate per SUV e berline. E quando vai a un summit le precauzioni non sono mai abbastanza. Andate subito a dare un'occhiata. Va bene. Metro morbido? Direi che non abbiamo tempo. Quanto speravo che lo dicessi. Buongiorno polizia, fate i bravi, vedete che tra un minuto leviamo il disturbo. Che puliti, siamo puliti. Questo lo diciamo noi, mettite là. Guarda un po' qua, ah già. Pannelli in Kevlar, per meglio del meglio. A che deve resistere questa ambazzuga? Abbiamo tutto in regola, i calciatori vengono qui. Pure qualche mafioso però, o no? Oh, dove vai? Mettite là. Che c'hai, dimenticato la merenda a casa? Guarda che belle pupille dilatate che ci abbiamo, che è? Ti sono spaventato che ci siamo noi o hai qualche sorpresina in tasca? Guarda un po'. Eccolo. Che ti direbbe tua madre se ti vedesse in carcere? Ma non ho fatto niente. Ogni tanto blindate le macchine per qualcuno di cui non si deve sapere il nome? Dove gliele portate? Le vengono a prendere. Quando l'ultima volta? Oh, ti ha fatto la domanda? 20 minuti fa. Infame, che minchia dice? Oh, mettiti! Canudovi! Mettiti lì! Posa sta chiave, posa la chiave. Chi è venuto? Un picciotto, sempre quello, E dove la portava la macchina? Non lo saccio. Come non lo sai? Vabbè, dai, questo ce lo portiamo alla domo, così ci divertiamo un po', dai. Ti ho detto che non lo so. E allora che cazzo sai? Il ragazzo quando stava qui, ho sentito che diceva Cannici. Cannici? Dove sta Cannici? Sì, sulla strada per Girgenti. Ho sentito così. Vedi che se ti concentri le cose le sai. Grazie mille. C'è un SUV blindato sulla strada per Cannici. Però l'ha preso un picciotto, non il boss. Quindi Cannici è il punto d'incontro. Potrebbero prendere lì il boss e portarlo al summit. Sì, è probabile, il ragazzo ha detto 20 minuti fa. Beh, che se gli stiamo dietro riusciamo ad agganciarli. Ok. Spara, Rachele! Spara! E manda all'inferno sto cornuto! Fate sparare le femmine, banda di fighette! Salvo! Questo è per Saro. E per Ettore. E per tutto quello che mi hai fatto passare. Fermati, Rachel! Maurizio, ma che cosa dobbiamo fare? Aspettiamo, ti ho detto. Avete tutti i miei rispetti, donna Maria. Ma è arrivato il suo momento. Non possiamo ammazzarlo senza supportarlo. A lui hanno fatto il torto. A lui tocca la vendetta. Mia moglie ha ragione. Su Bartolo potrebbe prenderla sul personale. E noi abbiamo tutto il tempo che vogliamo. Portatelo via. A che ci servono le orecchie e le dita a sto spione, eh? A che ci servono? Non voglio perdermi lo spettacolo.
Tu che dici, ce la facciamo? Lo spero. Almeno tutto sto casino avrà avuto un senso. E quando sarà tutto finito, che intenzione di fare? Non lo so. Dammi retta, tu che ce l'hai una famiglia, tienitela stretta. Non finire di distruggerla. E tu? Ti sei abituato a stare solo? No. Ma il problema è che io, come al solito, ho investito sulla persona sbagliata. È il mio destino. Salve. Vorrei fissare un appuntamento con il notaio. E lui, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati in tempo. Sciuto, Nigro, siete in posizione? Pronti. Caputo? Ci sono. Ok. Si stanno muovendo in direzione Girgenti. Facciamoli passare avanti e accodiamoci. Dai, ci portano al summit. Se non facciamo cazzate, sì. Niente cazzate, stai tranquilla. Oggi deve andare tutto liscio, perché se va tutto liscio, l'ICATA non ti revoca il mandato. E se non ti revoca il mandato, tu puoi rimanere in Duomo. E se rimani in Duomo, noi possiamo finire il discorsetto che avevamo iniziato. Non corriamo troppo. No, tranquilla, vado pianissimo. Do ordine a tutte le volanti di apprestare i posti di blocco e di convergere tra Cannici e Girgenti. Avete le spalle coperte, ma aspettate rinforzi e massima cautela. Scusi, ma ordine di non fare passare nessuno. Ma che cazzo stai facendo, Maria? Lo sai chi sono? Perfettamente. Levate da mezzo.
Che me che pettia. E adesso lo spione a fettine lo facciamo. Un momento è arrivato. Non aspettiamo a Zubartolo. Fanculo, Zubartolo. Ah, boh, non lo dici. Amane! Credi che abbia paura di te? Non lo credo. Tu non hai paura. È di me. Deve avere meno che di tutti. Che cazzo sei? Vuole vedere salvo. E che ti conosce meglio di tutti. Io questo conosco. Non hai dimenticato. Ho dimenticato quasi tutto della mia vita, ma non questo. Dottoressa, credo di avere una novità. Dimmi, Orso. Ho cercato dei posti nella zona dove dovrebbe tenersi il summit. E ho trovato una cava appartenente a una famiglia mafiosa. È intestata? A un cugino di Zubartolo. E sta proprio sulla provinciale, tra Cannici e Girgenti. Ed è lì il cazzo di summit. Bravo, Orso, bravo. Esattamente. È al chilometro 56, è sulla sinistra dopo il bivio. Ok, noi prendiamo una scorciatoia così precediamo l'arrivo di Zubartolo e controlliamo il posto, va bene? Ok, ricevuto.
Ulisse, Ulisse, sarà un bagno di sangue. Era una trappola. Era una trappola, mi sono fatto catturare apposta. Dobbiamo andare via. Andiamo. Stai, stai dietro! Donna Maria, dobbiamo andare! Andiamo! Vai! Io sto qua con Giuseppe! È troppo pericoloso star qua! Vai, salvati! Ti vuole morta, Ulisse! Salvati! Ti vengo a riprendere, stai qua! Vieni adesso! Vai! Vieni adesso! Vai! Bellissima. Ti proteggo io. Vai. Servono rinforzi. Elicotteri e squadre speciali. Cantalupo, che succede? Siamo a mezzo chilometro dal summit e sentiamo degli spari. Mazzeo deve essere entrato in azione. Ok, faccio convergere tutte le unità. Sono già in zona. Va bene, fate presto. Mi dovete trovare a mezzanina! A lui non devo accompare io! Forza! Maria, presto, vieni, una macchina ci sta aspettando. Restiamo qui. Ma cosa dici? Amore, che cosa ti succede? Hai paura? Sarebbe la prima volta. Presto, tra un minuto, non abbiamo più scampo. Vivremo insieme. O moriremo insieme. Ma certo, come abbiamo fatto da 40 anni. Quanto manca per i rinforzi? Stanno arrivando. Sciuto, Nigro, mi sentite? Sì, pronti. Bloccate Zubartolo, che qui è già un macello. Che minchia è?
state calmi. Giù dalla macchina, giù! Giù, fuori! Giù, fermi! 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 Basta, basta, non sparate! Non sparate! Tu, ginocchio! Metti le mani sopra la testa! Fermi, basta, non sparate! Girati! Qua. Girati! Qua. Non ti muovere! Giù, ginocchio! Qua! Qua! Giù, mettili qua! Giù! A terra! A terra! Stop! Vieni qua, vieni questo! Vai a terra! A terra! A ciao, Peppuzzo. Sto grandissimo cornuto. Fermati. Tu devi stare muta, devi stare. Fermati, un giuro su te. Giuri? Tu giuri? Un giuramento è in bocca a te, vale come una bestemmia, vale? E tu non ci sei riuscito a stecchirmi 40 anni fa? Ma oggi ci sei riuscito, ci sei. A lei la devi lasciare stare. Oh, sì, dici? E allora mi deve pregare. Mettiti in ginocchio. Mettiti in ginocchio! Non lo fare! No! Adesso baciami le scarpe. No! Muoviti! No. Tu sei proprio un uomo che non vale niente. Così muoio contento. Zattere. Guarda che questa è cosa che non ti riguarda. Pistola a terra. Tu devi avere rispetto per me, non per questa puttana. Frega il cazzo, pistola a terra. Prendila. Allontanati. Andiamo. Fanculo!
Ulisse ha compiuto la sua vendetta. Lui dov'è adesso? Sparito. Come De Silva, la moglie di Mezzalira e Rachele Ragno. Potrebbero essere nascosti da qualche parte. Li becchiamo. La zona è blindata. Ci sono posti di blocco ovunque nel raggio di 30 chilometri. Ha ammazzato un collega, è scappata da quella parte. Il collega a terra è deceduto. Dovrei ammazzarti per quello che hai fatto al mio amico e alla sua famiglia. Lo vuoi sapere? Ci ho goduto da morire! Sparami! Non ho più niente da perdere! Spara!
chiesto di salvarmi. Ci siamo salvati a vicenda. Raccontami di te. Cosa? Racconta. Meglio di no. Dai. Sono un agente dei servizi segreti. Ho accettato questa missione per l'immunità. Volevo ritirarmi in pace. Tu non sei fatto per la pace. Sei fatto per la guerra. Eccola la guerra. Fanculo! Si è fatta male? T'ha preso! Non è niente. Bastardo. Hanno trovato anche il cadavere di Torrisi a qualche chilometro da qui. Immagino divergenze di coppia. Mi spiace solo che non l'ho ammazzato io. Finiscila, noi non siamo come loro. Vicequestore Cantalupo. Dove? Ok, ho capito. Voglio altri posti di blocco. Non me ne frega un cazzo che siete al massimo dello sforzo. De Silva ha forzato un posto di blocco. Con lui c'è Maria e Ulisse li sta inseguendo. Bel quadretto di famiglia. Non è niente. Strano. Cosa strano? Una spia che non sa dire le bugie. Andiamo là. Devi firmarti. Ci fermiamo là. Ti prenderanno. Abbiamo notizie sulla fuga di De Silva? Al momento niente. Anzi sì, l'agente al posto di blocco è sicuro di avere ferito gravemente Maria. Ecco, la signora aveva già da prima seri problemi di salute. De Silva è di fronte a una scelta. O si disfa di lei viva o morta, oppure le presta soccorso. No, la scelta l'ha già fatta. È suo figlio. Vuole scappare con lei. Allora vuole fermarsi. Gli serve un posto sicuro. Un rifugio per prestarle i primi soccorsi. Sì. Orso. Setacce il quadrante del posto di blocco dal quale sono passati. Voglio sapere tutto quello che c'è lì intorno. Sì, dottoressa. Thank you.
cose da raccontare. Ci vuole un medico. Antibiotici, disinfettante come si deve. Non ci arriverò mai da un medico. Lo sai anche tu. Io so solo che se non ci proviamo. Visto un giorno a Catania quanto ti piaceva. Ne ho preso uno per me e uno per te. E tu? È sempre stato tu. Non affaticarti. Riposati. Riposiamoci insieme. Spostati. Tu non hai nessuna autorità su di me. Sparami. No. No. Secondo voi Ulisse che intenzioni ha? Non lo so. Riprendersi il figlio oppure ammazzarlo con la madre. Una cosa è certa, che l'uomo che credevamo un genio del male in realtà è solo un pazzo furioso. Dottoressa? Orso, dimmi. Forse sappiamo dove potrebbe essere De Silva. Dal posto di blocco che ha forzato si va in due direzioni. Per Monterosso o si svolta per Acireale? Ma se fosse andato a Monterosso avrebbe forzato l'altro presidio. Quindi ha preso per Acireale? Sì, Cantalupo, l'ipotesi è più probabile. Una zona brulla, praticamente deserta, tranne in un punto dove c'è un vecchio casolare diroccato e un boschetto. Andiamo subito. Sparami. No. 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 Lascia. Perché? Ma perché mi hai tradito? Perché non ti amavo più. E nemmeno tu a me.
Non parlare a nome mio. Io ti ho sempre portato come una regina. Non è vero. Non eri più quello di cui mi ero innamorata. Pensavi solo a uccidere. Guarda che mezza lira era un assassino, dalle qua la mia! Ma mi ha sempre rispettata. E di te non ne potevo più. Né per me, né per lui. Sì. Tu dici tanto che non volevi la morte di certe persone, ma organizzasti tu la mia di morte! Famiglia Mazzeo, non c'è più. Io non volevo. Fu Giuseppe a insistere. Non c'era un'altra soluzione. Ci avresti cercato fino alla morte. L'hai fatto. È stato il giorno più brutto della mia vita. Avevo perso mio figlio. Anni. Ma niente, niente. Ero in un orfanotrofio. Senza un nome. Sono stata una buona mamma. Ti ho ritrovato. Posso morire in pace. Perdona. È finita. Thank you.
Cazzo. Ma tu davvero pensavi che credessi a tutte le tue cazzate? Ormai ci siete. Dovreste vedere il casolare oltre la collina. È questo, ci siamo. Alzati. Tu pensavi davvero che potessi credere a tutte le tue cazzate? Io avevo un progetto e l'ho realizzato. Ti ascoltavo. Parlavi di vendetta, di famiglia. Sentivo che mi chiamavi figlio mio. E dentro di me ridevo. Sì, ma tu sei figlio mio. E ora che abbiamo eliminato tutta la concorrenza, ora sono i Mazzeo, restano in Sicilia. Frega un cazzo dei Mazzeo, mi chiamo Filippo De Silva. Questa non è la mia storia. Ma che stai dicendo? Tu sei Mazzeo. Questa non è la mia storia. Invece è la tua storia. Noi possiamo ancora comandare la Sicilia. Io con te? Sì. Io sono sempre stato un cane sciolto. Sì, lo so questo. Ma ora sai di avere un padre? Un giorno me l'hai detto. Ai padri succedono sempre i figli. Ma per prendere il posto dei padri, i figli devono ucciderli. E spara! Spara! Comincia a pregare. Dai, forza, spara! Fallo! Se mi ammazzi, non te ne vale più niente. Forza, spara! Forza! Che aspettiamo? Andiamo. Quanto ne sappiamo, De Silva e Mazzeo potrebbero anche essersi ammazzati a vicenda. Ma avremmo trovato i corpi. Invece, che diavolo è successo qui dentro? Complimenti, ragazzi. Oggi un capitolo della storia della mafia si è definitivamente chiuso. Vorrei essere soddisfatta quanto lei. Lo sono davvero. Tra morti e arrestati abbiamo decimato l'organigramma mafioso. E non solo quello siciliano. C'è da esserne orgogliosi. Io non lo sarò fino a che non avrò trovato Ulisse Mazzeo. Ormai il suo clan non esiste più, non le sarà difficile trovarlo, vista anche l'abilità che lei ha dimostrato. Anzi, le devo le mie scuse. E per cosa? Per avere sempre preteso il massimo da me? Semmai sono io a ringraziarla. Dottoressa, per carità, tutti molto bravi, però qualche giorno di vacanza adesso ce lo possiamo prendere. Va bene. Tre. Via, quattro, siamo quattro. Vada per quattro, dai. Ciao. Oh.
Stai pensando a lei, vero? Sì. Avrebbe dovuto esserci anche Rosalia qua. Se siamo arrivati fino a questo punto è anche per merito suo. Sono d'accordo. Cominciamo con queste parti. Scusa. Tutto a posto? Sì, t'ho sì. Visto, soletto. L'aspettavamo da giorni. Rosy Abate come l'ha contattata? Ho ricevuto via lettera l'incarico di consegnarle questa. E che cos'è? È la chiave di una cassetta di sicurezza. Intestata a suo nome alla banca Sagen di Catania. E che cosa c'è dentro? Io ne so quanto lei. Mi limito a fare il mio lavoro. Questa lettera di Rosy Abate quando l'ha ricevuta? La date sulla busta. Adesso lei mi deve dire dov'è. Ma è impazzita, di che parla? Di Rosy Abate. La lettera è stata spedita il giorno dopo che è morta. Vuol dire che è ancora viva. Mi deve dire dov'è. Io non l'ho mai vista, glielo ripeto. Allora non è morta. È un incubo del cazzo. Mi lasci, per favore. Probabilmente ha istruito qualcuno di spedirmi il tutto dopo la sua morte. È una procedura piuttosto comune. Comunque, recandosi alla banca, riuscirà a capire sicuramente di più. Data la natura particolare del deposito, abbiamo acconsentito una visita al di fuori degli orari previsti. Inserisca qui la tessera. La lascio sola. Voglio giustizia per me e la mia storia, per mio figlio. Ti ho tenuto d'occhio a distanza e sono sicura che saprai come tenere alto l'onore del sangue che ti scorre nelle vene. Il tesoro è tuo, Rosy Abate. Rosy?
Oh, finalmente, mi hai fatto preoccupare. Non devi. Dove sei? Sono ancora sulle tracce di Rosy Abate. Hai scoperto qualcosa? Non ancora. Perché non ti fermi? No, Rebecca, ancora no. Non mi sento pulito. Ciao. Ciao. Già? Niente. Se davvero pappato la Sicilia. E tutti quanti noi pure. Vediamo di limitare danni. Cercherò di recitare meglio che posso.